Sì, sono 5 minuti. Maledizione. Qualcuno sta cercando di forzare l'entrata. Come ha fatto a trovarci? Hanno rubato Marinelli, che cosa è successo? No, che cosa? E ci hanno lasciato Giacomo però Giannocchi al posto. Che insomma direi che ci è andata bene. Sì, io sono stata comunque fortunata in entrambi i casi, devo dire. Però sì, ecco Giacomo Giannocchi, il nuovo Diabolik, subito sì, così. Subito. Boom! Arriveranno tra pochi minuti. Dobbiamo andare. Eva, qui c'è la rinfurtiva di tutti i nostri colpi. Non possiamo lasciarla nelle loro mani. Cos'altro possiamo fare? Dentro. Diabolik, stavolta Valerio l'hai fatto fuori, perché il protagonista sei tu, è Ginko, diciamo, questa volta il protagonista del film, o no? Il protagonista è sempre la caccia all'uomo, i piani, la suspense, il crime, diciamo. E in questo caso, una novità in questo film qua è una linea emotiva, diciamo, del Ginko, che non siamo abituati a immaginare, diciamo. Linea emotiva. Amore Monica passione. Bellucci, cioè, ma siete una coppia bellissima. Altea, dice, non ci sbaglia. Allora, andiamo con ordine. Chi si sbaglia, ma figurati, se ecco. Non si permette di... Però, insomma, c'è un pizzico di passione in più, diciamo, ecco. In questo film. Ispettore, scusate, ma non sono riuscito a contenerla. Voglio parlare con l'ispettore Ginko. Duchessa, mi dispiace, ma in questo momento l'ispettore è alle prese con un caso molto importante. Sergente, il caso dell'ispettore Ginko era la mia sicurezza e invece non si è presentato in aeroporto. Vorrei parlarci in privato. Duchessa, non credo Sergente, lasciaci soli. Ma ispettore. Grazie. Questo è un amore che sembra impossibile, invece... Esatto. Invece sì, invece è possibile. No, ma poi insomma abbiamo monotono. È così. Beh, è una sì, bella è bello vedervi sul grande schermo insieme, devo dire. È solo l'inizio, diciamo. Ah, è solo l'inizio. Posso dire questa cosa? Ecco, sì. Ma io voglio sapere di più, non mi accontento. Non puoi perché non sappiamo nemmeno. Anche perché c'è il 3. Esatto. Ah, perché c'è un è vero. Duchessa. Certo, Diabolik, Ginko, meravigliosi. Capito. Ma io qui vedo che comunque c'è una sintonia. Ma anche cioè Eva, Miriam Leone è meravigliosa, veramente. L'hai fatto un po' arrossire, sai? Sì, io lo vedo. È l'unica che ci riesce. Pensa. Ma come d'altronde, no? Però la rata promozione prevede anche questo. Non lo sta facendo a comando, lo dico non a chi lei, ci non sta facendo. No, è proprio così. Che sacrificio. No, ma questa sinergia poi l'abbiamo usata. Giacomo è arrivato già con il coltello tra i denti, pronto a questa nuova avventura. Sì, poi quel giorno che era nel rifugio, era il nostro primo giorno di lavorare insieme, ed era insomma una delle scene più importanti del film, dove vedi veramente questa vita tra loro quotidiana. Coniugale, no? Perché poi le sorelle Giussani, che hanno creato questo fumetto negli anni 60, sono delle donne dell'alta borghesia milanese, quindi questa coppia, diciamo così, è una coppia borghese molto benestante, perché sono due ladri che rubano, stanno bene economicamente, ma che tra di loro hanno i battibecchi, i dialoghi, quei dispettucci che ci sono in tutte le coppie, certo. Poi alla fine. Un vero colpo di fortuna. E noi siamo stati bravi ad approfittarne. Valeva la pena aspettare. Mi vale sempre la pena, Eva. Per
rappresentata una bella coppia sullo schermo. Eva e Diabolik non si lasceranno mai. Mai. Inizia questa storia d'amore che dura ancora oggi, perché sì, ancora nel fumetto. Sì, devo dire, poi con Giacomo c'è stata una grande intesa subito. Giacomo è un attore molto generoso, e quindi grazie a te. Non ho pagata per dire queste cose. Fai innamorare. Dopo mi offre pranzo. Sei bellissima. Sei gentile, ispettore. È in grande anticipo. Non vedevi l'ora di vedermi o hai deciso di prendere sul serio la mia sicurezza? Beh, vederti è sempre bello. E per la tua sicurezza non ho nessun motivo di essere preoccupato. Diabolik compie 60 anni, appunto. Perché continua a piacere? Qual è il segreto che per non è solo Diabolik, è l'atmosfera del fumetto? Del, no? Ladro in calzamaglia. Quello dici tu, questa no. Sì, che ci si riconoscono in tanti, diciamo, basta indossare una calzamaglia e via. E diventi, basta, no? Io pensavo che avesse molti più anni Diabolik, pensa. Non perché faccio fatica con i calcoli, cosa che faccio comunque, però... Perché c'è sempre stato Diabolik, è come se fosse veramente un frigorifero, cioè una cosa che dentro le case esiste da quando c'è stato il boom economico, dove tutti potevano permettersi un certo tipo di elettrodomestici. Quindi... E c'è anche, penso, questa una ragione anche per il fatto che forse nel suo far del male è quasi come se ci fosse una ragione, rubare ai ricchi per dare ai poveri. E quindi... In realtà lui trattiene, diciamo. Sì, però... Però è vero, c'è un robinudismo, diciamo, anche se molto, molto crudele anche nei primi numeri. Ma io aspetto il 3 perché chiaramente a questo punto la dovete raccontare a me in anteprima, l'evoluzione della vostra storia, sì, la voglio, vediamo, sapere, e mi direte dove avete nascosto Luca Marinelli, ma questo ce lo diciamo la prossima volta. Guarda là dietro. Se vedi bene lo trovo. Ora lo vado a cercare. Quell'uomo che diceva di amarmi mi ha abbandonata. E adesso voglio vendicarmi.